L'Arche è il nome di un gruppo di comunità di e per persone disabili. Fu fondata più di 50 anni fa, nel 1964, dal canadese Jean Vanier. Il movimento dell'Arche, universalmente celebrato, ha ora raggiunto quasi 150 comunità nel mondo. È cominciato nel nord-ovest della Francia, nel villaggio di Trosle-Breuil, nella foresta di Compiègne, vicino al fiume Oise. Incontrai Jean Vanier la prima volta quando arrivai con la telecamera e la troupe all'Arche, in italiano l'Arca, nell'autunno del 1967, meno di 3 anni dopo la sua fondazione. Sapevamo che l'Arche era un nuovo e radicale approccio nell'aiutare le persone con gravi handicap, una missione di soccorso, un notevole sollievo dall'incarcerazione di coloro che vivevano in istituti psichiatrici simili a prigioni. Le condizioni di questi istituti, che prevalevano al tempo della fondazione dell'Arche, erano paragonabili a quelle del carcere. Erano pensati per tenere queste persone lontane dalla vista e fuori dalla vita del resto della popolazione. Jean Vanier è figlio di Georges Vanier, governatore generale del Canada, eroe della Prima Guerra Mondiale. Jean ha portato a riforme davvero radicali. Considerata la giovane età dell'Arche, ciò che trovammo fu straordinario. La particolarità era sul fare comunità, sul creare un ambiente al quale i disabili potessero appartenere e che questa comunità appartenesse a loro. Una qualità sorprendente di ogni comunità dell'Arche è l'intrattenimento fornito dai suoi membri. Quasi sempre questo include la musica. Così abbiamo chiesto ad alcuni musicisti presenti a Trosle-Breuil di pensare alla colonna sonora di questo nuovo filmato. Questi musicisti si sono riuniti nella cappella. It began without knowing what it was. And I didn't even know. Tutto cominciò e nemmeno sapevo che cosa volessi. Era una questione di giustizia, una lotta per la giustizia, per la verità. Non si possono trattare così le persone. You can't treat people like this. The plight of all these boys in general, you find that either they just stay at home and do nothing and unhappy. Questi ragazzi restavano a casa a fare niente, infelici, oppure venivano portati in centri psichiatrici dove non avevano nessuna possibilità di essere felici. Così ho sentito che questa particolare situazione mi chiamava a fare qualcosa. Jean Vanier, ex naval. Jean Vanier era ufficiale della Marina canadese, nato a Ginevra nel 1928 durante un'estate di riposo sabbatico dall'insegnamento di filosofia nell'Università di Toronto,
fu introdotto alla conoscenza della criticità di questa situazione da padre Thomas, un prete domenicano. Alla fine di quella prima estate, Jean Vanier decise di rimanere a Trosley-Breuil e così nacque l'Arche. Egli, dopo più di 50 anni, è ancora là. I segni erano nascosti. Così lasciai la marina e non sapendo bene dove andare, ma volendo seguire Gesù, riuscii a trovare un posto in una comunità vicino a Parigi sotto la guida di un prete domenicano, padre Thomas. Vi arrivai con la conoscenza della marina, delle armi, della guerra, ma quando lui parlava, quando teneva le meditazioni, era come se la vita scorresse attraverso il mio corpo. Non era la mia testa, ma qualcosa attraverso il mio corpo. Fu ovvio così che per qualche misteriosa ragione egli doveva diventare il mio padre spirituale. Scoprì un mondo di cui non avevo mai sentito parlare prima di allora. E visitando questo triste istituto dove padre Thomas era cappellano, fui molto toccato dagli uomini che vi trovai. Non volevano denaro, volevano amicizia. Mi imploravano: «Vuoi essere mio amico?» Visitai un istituto che era, come dire, un istituto orribile. C'erano 80 uomini in un edificio che era costruito per 40 persone. Non c'era lavoro. Gli uomini erano rinchiusi dentro quelle mura senza la possibilità di andarsene e all'interno vi era molta violenza, urla e cose di questo tipo. Eppure lì incontrai due persone, Raphael e Philippe, e così tutto sembrò combinarsi da solo a un tratto. A tratti, infatti, le persone con disabilità apparivano realizzate. Si realizzavano nella festa, nelle risate, nella gioia, nella festa, nel ridere insieme. C'era una sorta di forza che stava sbocciando. E quello che successe fu che per me e per noi, come posso dire? Quando iniziai l'Arche, ero stato insegnante di filosofia, avevo lasciato la marina ed ero avviato a quello, ma, come posso dire, in qualche modo diventai un bambino. Cominciammo in una casa fatiscente. Nessuno oggi ci darebbe i permessi. Secondo me nessuno. Non avevamo nemmeno un bagno. C'era solo un rubinetto, nessun riscaldamento. Ad agosto non era necessario. Riuscivamo a coltivare qualcosa nel giardino. Mi spiego, ogni cosa stava componendosi e tutti i pezzi si univano. Il desiderio che ho sempre avuto di vivere in comunità, l'imparare a vivere con persone spezzate, il desiderio di essere vicino a padre Thomas. Così i pezzi si unirono e finalmente lo sai quando è la cosa giusta. Il principio fondamentale dell'Arche, il primo,
è che ogni persona è preziosa, ogni persona, indipendentemente dalla cultura, dalla religione, dalla disabilità o da qualsiasi altra cosa. Ogni persona è preziosa. Il secondo principio è che puoi scoprire di essere prezioso se qualcuno vede che sei prezioso. Se vieni trattato come uno buono a nulla, ti convinci che sei buono a nulla e questo può portarti a una deprimente forma di odio verso te stesso. Il principio quindi è la relazione, perché noi, esseri umani, noi abbiamo inizio con le relazioni. Tu sei bellissimo. Tu sei il bambino più bello del mondo. Questo è il senso. Solo tu sei il bambino più bello. Così un bambino comincia la sua vita dopo il periodo passato comodamente nel grembo della madre, comincia la vita sapendo che è amato. Tu sei il mio figlio amato, la mia figlia amata, quella che mi rende felice. Se un bambino non riceve tutto questo, se finisce in mezzo a una strada, se viene abbandonato, ferito, abusato o altre cose orribili, se la persona debole viene abusata, ecco allora qualcosa cambia dentro di lui, si inverte ed egli dovrà provare agli altri, pur essendo bambino, che sarà in grado di fare da solo. Egli sa di non essere stato amato. Quando sai di non essere amato, devi dimostrare che sei qualcuno. Allora finirai per usare la forza, per ferire. Finirai per opprimere gli altri. Tutto comincia dalle relazioni. C'è qualcosa di molto particolare. Non è semplicemente vivere insieme, ma è il vero e proprio incontro. Allora accade qualcosa. È proprio come fossimo legati da un momento di comunione, di mutua presenza. E così diventa più chiara la differenza tra comunicazione e presenza. Viviamo in un mondo di grande comunicazione, internet, Facebook e Dio solo sa cos'altro, io non me ne intendo, ma la gente comunica tutto il tempo attraverso parole, ma è spaventata dalla presenza, dall'essere con, e essere con è il mutuo riconoscimento di te stesso che doni qualcosa e dell'altro che dona qualcosa a te. Dietro all'incontro c'è umiltà. Incontrare non è fare qualcosa per qualcuno, non è dire agli altri cosa fare, è invece l'Eterno dentro di me che incontra l'Eterno dentro di te. Quello che è infinito in me è infinito in te. L'incontro implica trasformazione. Le persone possono riuscire a fare del bene, le persone possono lottare per la giustizia, ma poi scopri qualcosa. Scopri che, incontrando quella persona, qualcosa succede, qualcosa nasce e rinasce dentro di te. Scopri che essere degli esseri umani non è una lotta per fare il bene. Non è una lotta per la pace, ma è vivere la pace. E questo è ben diverso. Thank you.
Il principio fondamentale è che tu sei prezioso, ma per scoprire la tua preziosità hai bisogno di qualcuno, non solo che te lo dica, ma che lo viva con te e che lo viva attraverso un vero contatto. È questione di appartenenza. Noi non ci perdiamo se ci sono abbastanza persone che ci tengono per mano. La popolazione di ogni comunità dell'Arche è fatta di due elementi, i disabili e gli assistenti che vengono per aiutarli. Alcuni assistenti se ne vanno dopo un anno o due, mentre altri rimangono per tutta la vita. La maggior parte di loro condividono la convinzione che hanno ricevuto più di quanto hanno dato. La cosa grande dell'Arche è che siamo incarnati nella realtà. Non abbiamo idee, cioè abbiamo bisogno di qualche idea, ma la cosa più importante è la realtà. E la realtà che sei tu è quella persona con disabilità. Cosa fa quella persona che non può parlare, che non può camminare? Di cosa ha bisogno per essere realizzata, per crescere? Quindi è la scoperta di cosa sia l'amore, ma radicato nella realtà. Così è il grande mistero dell'Arche. È come armonizzare la realtà, l'esperienza e la parola di Dio, una visione di umanità per mettere insieme realtà e idea. Bringing together reality and the idea. Why people come, I would say, as le persone arrivano e passano dalla scoperta di qualcosa di nuovo e interessante alla scoperta che questo è un luogo dove sono accolte e benvenute. Posso essere stato ferito, aver fallito un esame o qualsiasi altra cosa, ma la rivelazione è la stessa. La rivelazione di qualcuno che è stato ferito, non sa bene da chi o come, ma che scopre attraverso i suoi occhi, attraverso le sue mani, attraverso la sua carne, che può donare vita alle persone, e ciò è qualcosa di incredibile. Scoprono quella compassione per la persona spezzata, per quella che grida, e ciò li cambia. Scoprono quello che sono. Ho sentito che volevo vedere come sarebbe stato vivere davvero intensamente con gli altri, e in particolare con persone con difficoltà di apprendimento. Quando arrivai, inizialmente mi sentii un po' fuori posto, ma quando andai per la prima volta al foyer dell'Arche per il pranzo,
Un uomo o un ragazzo di nome Olivier, che segue l'attività di sala da ballo, venne da me alla fine del pranzo, mi prese per mano e mi fece visitare il posto. Mi aiutò a prendere parte alle attività del luogo. Subito mi sentii come se avessi trovato il mio posto, mi sentii accolto e penso che quello sia stato veramente il momento chiave per me. Questa è un'esperienza a cui ho ripensato ripetutamente da quando sono qui. Questa sensazione di avere un posto, che non sei tutto, ma sei qualcosa. Le persone possono venire qui perché spezzate, perché vorrebbero un mondo diverso, perché vorrebbero un mondo più umano dove ogni persona possa trovare il proprio posto, mentre in realtà sono perse in un mondo dove gli unici scopi sono la normalità, il successo, l'economia, il potere, il controllo. È così che molti giovani si sentono persi. Hanno però la possibilità di raggiungere l'Arsh attraverso Google o altre vie e scoprire qualcosa di incredibilmente nuovo. Che queste persone, che in fondo sono ai margini dell'umanità, stanno rivelando loro qualcosa di fondamentale. Perciò torniamo sempre allo stesso punto, che gli assistenti vengono qui senza sapere il perché, sperando in qualcosa, ma poi scoprono qualcosa di completamente differente. Ho capito che quando ero qui ero parte di qualcosa di più grande di me stesso e penso che questo sia stato il motivo per cui poi sono ritornato nella comunità per rimanervi. E poi ovviamente anche per le amicizie personali che nascono. Gli assistenti scoprono che è difficile, che non sanno come relazionarsi, che non sanno ascoltare, che sanno dire alla gente cosa fare, che sono stati istruiti a dire alla gente tante cose, ma non hanno idea di cosa sia l'ascolto. Quindi vivono qui un periodo dove molti di loro sono, come dire, scioccati, perché sono stati istruiti nella testa, ma scoprono invece che essere un essere umano, e perciò essere un cristiano, è saper ascoltare gli altri, rivelarsi agli altri, e non cercare di convertirli, ma rivelare loro che sono preziosi. È il luogo dell'alleanza dove essi sono, in modo misterioso, legati alle persone disabili che vivono nell'essere rifiutati, che sono stati feriti, che hanno ferito le famiglie, che sono stati messi in istituti. Questo è un luogo di alleanza, questo è un luogo di unione, questo è un luogo di presenza e quando arrivano nel luogo della presenza scoprono chi sono. Sentirsi a casa è sentirsi bene nel corpo, sentirsi a casa in se stessi è sentirsi bene in comunità. Essi rimangono se scoprono una casa, ma non vuol dire che se sono anche preziosi, allora è sempre tutto facile. Le loro famiglie, ad esempio, i fratelli e le sorelle, hanno bisogno di soldi. Le famiglie non accettano che stiano a vivere all'Arsh, che dopo gli studi fatti rimangano in un posto così, a vivere con gente così.
Quando cominciai con Raphael e Philippe, questa era una piccola comunità. Eravamo felici, era un luogo di risate. Quando comunichi con persone con certe disabilità intellettive, è importante che ci siano risate, allegria. Cominciamo l'Arche come una specie di uscita dalla Chiesa Cattolica, permettetemi di usare questa espressione. A quel tempo Padre Thomas era un prete della Chiesa Cattolica. Negli anni c'è stato un piccolo importante cambiamento. Prima di tutto la scoperta dell'ecumenismo, la scoperta del mistero dell'essere uniti dall'amore di Gesù e che la religione può diventare una prigione e non una fonte. Perché c'è il rischio di chiudersi. La mia religione è l'unica vera, le altre non sono buone. Questa tendenza è un meccanismo di protezione e di difesa. One day perhaps there would be the need in India. Un giorno magari in India ci sarà bisogno di questo tipo di lavoro e noi potremmo farlo. Forse quando tornerò potrei fare qualcosa del genere là. Per quanto mi riguarda, vorrei seguire questa stessa idea, come ho già detto. Mi sembra che ne valga la pena. Quando andai in India, nel 1969, scoprii un intero mondo. Prima di tutto Mahatma Gandhi, che era un uomo incredibile. Aveva una visione di tutto ciò che significa amare il nemico. Gesù dice di amare il nemico, ma politicamente e socialmente. Amare coloro che sono contro di noi è scoprire il tesoro che è in loro, che sono bellissimi, ma che forse sono stati guidati in modo sbagliato e così sono diventati oppressori. C'è qualcosa di straordinario che ho scoperto attraverso Mahatma Gandhi e altri leader dell'induismo. E questo gioco è capitato più tardi anche coi musulmani. È un ribaltamento sociale, è un cambiamento misterioso che se non avete vissuto, credete, qui stiamo toccando qualcosa di enorme. And here we're touching something. And what is that? Che cos'è questo cambiamento? È che vivere con le persone gravemente disabili ti cambia, l'abbiamo già detto. Io sono cambiato e ho scoperto la tenerezza. E questo è molto importante. Direi che l'Arche è la scuola della tenerezza, è l'icona della tenerezza. L'immagine sarà sempre quella della mamma e del suo bambino, l'icona di questa tenerezza con la guancia del bambino sulla guancia della mamma. Con la diffusione delle comunità in Medio Oriente, Asia e Africa, l'Arche diventa un modello di ecumenismo, sviluppato non come questione politica, ma come risposta a un vero bisogno.
You at the bottom of the ladder. Se tu sei l'ultimo gradino della scala, se io scopro che tu sei più bello di quanto possa immaginare, che c'è bellezza in ogni persona, direi che i cambiamenti sono andati avanti con queste scoperte, passando da una comunità che era veramente religiosa alla scoperta che lo scopo della religione è l'amore. Amare è accettare tutto, scusare tutto, credere tutto, sperare tutto. Questo richiede un cambiamento radicale. Il loro dono fondamentale è celebrare, fare festa, ridere, essere allegri. Questo ci aiuta a scoprire cosa significa essere umani. È una trasformazione graduale. Gesù dice che possiamo entrare nel regno se diventiamo come i piccoli. È qualcosa che ci rivela cosa vuol dire veramente essere umani. Stiamo insieme a persone di diverse culture, religioni, disabilità e non disabilità, qualsiasi cosa, ma stiamo insieme a festeggiare, a celebrare la nostra umanità. Ma in alcuni luoghi questo si perde. Ad esempio, non hai bisogno di whisky per festeggiare, non ti aiuta. Far festa è stare insieme, essere insieme. Direi che la cosa fondamentale è più profonda di quanto noi possiamo imparare con la nostra testa. È una rivelazione graduale di ciò che significa essere umani. È il diventare uno, è unità armonica. Unità armonica con le persone, armonia in se stessi, armonia tra lo spirito e la mente, tra il cuore e il corpo, è stare insieme in armonia. Le persone sono spesso stressate e provate dalla ricerca del successo, mentre la realtà è: scendi dal tuo piedestallo, divertiti. Ma divertirsi, sai, nel messaggio di Gesù è: se prepari un banchetto, non invitare i membri della tua famiglia, i tuoi vicini ricchi, potrebbero darti del denaro. Non invitare solo i tuoi amici, non rimanere chiuso in un gruppo. Gesù dice: quando prepari un banchetto molto buono, invita i poveri, gli storpi, i disabili e i ciechi, diciamo quelli che sono ai margini della società e che sono stati allontanati. Vai a prenderli e festeggia con loro. Far festa è rompere le barriere che separano le persone. La comunità non è il luogo della sicurezza. La comunità è necessariamente il luogo dove ci può essere divisione, perché si tratta di un luogo dove si accoglie la differenza. Quindi se abbiamo una comunità dove ognuno deve essere come il fondatore, inevitabilmente diventerà velocemente settaria, perché ognuno deve pensare come il fondatore e non c'è chiarezza sulla missione.
Così l'unità arriva quando impariamo a vivere la differenza. Questo implica un cambiamento su cosa vuol dire comunità. La questione importante è come armonizzare libertà e appartenenza. E non è sempre facile, perché l'appartenere può velocemente schiacciare la libertà. Devi essere così invece di essere te stesso. Mentre troppa libertà diventa angoscia, conflitto. Quindi armonizzare libertà e appartenenza significa chiarezza nella missione e per noi la nostra forza. È che la nostra missione è chiara. È che le persone con disabilità sono preziose e importanti e sono chiamate a crescere e a crescere in libertà. Accettare che l'altro sia diverso. E poi è trovare qual è la missione della famiglia, il ruolo dei bambini. La visione che possiamo avere in famiglia del lavorare per un mondo dove c'è più pace, più amore. Dunque chiarezza nella missione. E dico questo riguardo all'Arche. Chiarezza nel lavorare insieme. Deve esserci un modo in cui insieme possiamo veramente credere che ogni persona nella comunità è importante. Chi pulisce, chi cucina. In qualche modo essere persone che desiderano l'unità. E quell'unità è sapere come lavorare insieme, come ascoltarci. Posso dire che la nostra forza all'Arche è la chiarezza della missione. Vorrei dire ora anche il mio rammarico. La vita per me è stata una graduale consapevolezza di crescita verso l'amore. Questo significa che ci sono stati momenti in cui non sono stato piacevole con le persone. Ho imparato gradualmente. Ho avuto anche momenti di scoperta di me stesso, della violenza che è in me, della realtà. Perché essere umani è anche provare angoscia. Essere umano è sentire violenza dentro se stessi. Quello che bisogna fare è imparare e gradualmente lasciare che tutto si trasformi, che l'atteggiamento non sia di rifiuto, ma di ascolto. C'è stato un processo di apprendimento e di ascolto dell'altro. Perché ovviamente con la crescita dell'Arche tutto ciò è diventato qualcosa in movimento,
Viaggiare in India, le comunità nascenti ad Haiti, in America Latina, c'era questa sorta di movimento e anche una certa eccitazione. La grande questione era come mantenere l'unità. Dov'è la nostra unità? 120 comunità con Giappone, Filippine, Stati Uniti e tutto il resto. Cominciò il movimento e una domanda circa la nostra identità. Chi siamo noi? Dovunque c'è la perdita della preziosità della vita, lì penso che l'Arche sia qualcosa di molto grande. È così piccola, eppure allo stesso tempo così straordinaria, perché l'Arche è un progetto per l'umanità.